leggo, Livio ci scrive: cosa cerchiamo tanto un miliardo di qua, un miliardo di là per l'IMU, l'IVA, quando sono stati condonati 98 miliardi alle slot machine? Vergognatevi, vergognatevi, vergognatevi. Credete che la gente sia scema? Chiedete alla gente se preferisce pagare l'IMU o che paghi chi voi non avete mai fatto pagare. Per favore, chiedete adesso a nome di tutti perché le slot machine, i proprietari delle slot machine, non hanno pagato. E ci dice, fatelo in diretta. Questo è il 98 miliardi condonati perché? È una Allora, battuta, in realtà Meloni? noi Rischiare di penalizzare gli amici degli amici che gestiscono le slot machine? Non sia mai. stiamo intervenendo, l'abbiamo appena fatto in un provvedimento, ora che è stato approvato la scorsa settimana alla Camera, per controllare la dipendenza dal gioco. Quindi si sta agendo su questo con i provvedimenti legislativi. Quindi questo è un tema che è all'attenzione del Parlamento, e Cioè, proprio in Parlamento controllare la è dipendenza stato. da gioco è il tema. Controllare la dipendenza da gioco è il tema. No, 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 no. Controllare la dipendenza dal gioco è intervenire per frenare tutte le forme di propaganda, di pubblicità, di capacità da parte delle società. Quindi l'intervento Ma legislativo lo c'è Stato stato. prende i soldi da Lo quello, Stato non sarà una grande prende i soldi ipocrisia, anche dalle cioè. sigarette. Lo È Stato appunto. controlla dei fenomeni che sono altrimenti destinati all'illegalità, e noi dobbiamo evitare che questi fenomeni diventino un danno per la popolazione, come stanno diventando, Perché perché sono stanno stati crescendo. condonati 98 Io miliardi? adesso le dico, nel merito, noi stiamo cercando di agire, lo ha fatto il Parlamento, per controllare la dipendenza da gioco e per evitare che chi svolge queste attività possa agire nei Senatore confronti della Nitobarma, popolazione. perché Questo è un problema sono tragico stati di condonati comunicazione. Guardi, io 98 le rispondo a miliardi? questa cosa. Me lo chiedo anch'io. È vero, non ho avuto ancora tempo di fare una ricerca. È vero che avete condonato 98 miliardi di Sì, euro la a questi risposta è qua? sì. Eh sì, è Perché? vero. Rischiare di penalizzare gli amici degli amici che gestiscono le slot machine? Non sia mai. Ma allora dovete Qualche spiegarlo, mese perché fa. sennò siamo alla fantascienza. Stiamo discutendo. C'è Ignoro. l'IVA, no, scusate, l'IVA e l'IMU insieme sono 10 miliardi. Ne hanno condonati Allora, chiedo alla 98. redazione se facciamo Quindi non in tempo. dovrebbe essere difficile Comunque, io le recuperare il rispondo, dato. guardi, con molta tranquillità. Ignoro i termini della questione. Non sia mai. Ignoro i termini della questione. E nell'eventualità in cui ciò sia realmente accaduto, come è probabile che sia accaduto, e non vi siano delle ragioni particolari, personalmente condivido quello che Io dice il credo che sia suo sostituita telespettatore. una tassa, o si sia No, è stato consentito fatto un condono, si è di pagare consentito una di pagare multa una per. multa per, non, per aver evaso, diciamo, nel tempo Ma è una cosa una somma folle. importante. Dopodiché c'è anche la Corte Costituzionale, mi viene adesso in mente, che qualche giorno fa, qualche settimana fa, ci ha fatto sapere che a copertura della prima rata dell'IMU era prevista anche una quota che arrivava da questo condono per le slot machine. Questa cifra non è arrivata, quindi sarà senza copertura l'IMU. Non apprezzavano il fatto che la copertura da noi indicata derivasse dall'aumento delle tassazioni sulle speculazioni finanziarie e sui guadagni dei concessionari del gioco d'azzardo. Rischiare di penalizzare gli amici degli amici che gestiscono le slot machine? Non sia mai. Le tasche dei comuni mortali sono già comode per trovare il miliardo e 900 milioni che gli avete condonato. Prima rata, no? Ad ogni Tanto per modo, noi capire stiamo qual è il agendo. paese Il Italia. PD ha Però presentato sulla chiedo. ludopatia, cioè sulla dipendenza da gioco, dei provvedimenti in Parlamento. Io credo che E poi quindi mi sembra probabilmente si un'ottima recupera strada prima una condonare multa chi che del tasse che gioco non se si ne. Esatto, cioè è un No, po', no, diciamo, probabilmente se ne recupera, però senatore voglio Nitobarma, dire, volevo se è ritornare stato un fatto così, è minuto. stato fatto un Leader errore. del Noi PDL, stiamo io parlavo intervenendo. di futuro, Berlusconi. Il leader del PDL è Silvio Silvio Berlusconi. Berlusconi. Però facciamo le primarie, perché insomma una parte del Per partito quello che chiede primarie. riguarderà il Potrebbe essere futuro, Alfano, voglio dire, potrebbe essere Fitto. il problema è questo. Noi abbiamo un dato certo in questi 20 anni, che il popolo italiano vota Silvio Berlusconi. Il popolo italiano vota Silvio Berlusconi. Il popolo...